Ciao a tutti, io sono Ilenia e bentrovati in questo nuovissimo video. Oggi parliamo di Il nipote del mago, primo volume delle Cronache di Narnia di C.S. Lewis. Io ho questa edizione della Mondadori che ho pagato 22 euro e a 1000 passapagine perché ci sono tutti e sette i libri che compongono le Cronache di Narnia. È un po' scomoda, però almeno li ho tutti qui insieme. E partiamo appunto con la recensione del primo libro. Il nipote del mago racconta la storia di Polly e Diggory che, grazie a due anelli magici, si ritrovano in un altro mondo, nella cosiddetta foresta di mezzo, che dà accesso ad altri mondi. Il primo che esplorano è Charn, dove Diggory dà vita, o riporta alla vita, l'imperatrice Jadis, che è malvagia, vuole governare su tutti i mondi possibili, e uno di questi è proprio il mondo di Diggory e Polly, che accidentalmente la riportano appunto nel loro mondo. E nel tentativo di riportarla a Charn, in realtà si ritrovano a Narnia, che proprio in quel momento sta nascendo. Infatti, i due protagonisti, insieme a Jadis, lo zio Andrew e il cocchiere, stanno appunto assistendo alla nascita di Narnia, guardano Aslan mentre crea montagne, alberi, colline, fiumi, gli sta dando anche dei cittadini, che siano animali parlanti, nani, fauni, tutte queste creature che poi fanno parte anche successivamente di Narnia. Il problema però è che c'è Jadis comunque a Narnia, che è una creatura malvagia, appunto come dicevo prima, e vorrebbe governare su Narnia. Diggory dall'altra parte vuole sconfiggerla, però non è ancora tempo, non è il suo compito sconfiggere Jadis. Infatti lo stesso Aslan afferma che poi ci penserà lui a sconfiggere il male che è in Jadis. Il compito di Diggory è un altro e chiederà appunto aiuto ad Aslan, però questo rimaniamo diciamo nel segreto per questo aiuto, così non mi faccio ulteriori spoiler. È un libro di appena 150 pagine, leggero, che si legge veramente in una maniera semplice, appunto genuina, veloce, e prima di tutto perché sono poche pagine. 150 pagine, secondo perché è uno stile di scrittura adatto ai bambini. E Lewis in questo primo libro ci presenta appunto Narnia, ci presenta le prime creature che vivono all'interno di Narnia, e creature che neanche loro sanno bene dove sono, no? E non ancora riconoscono tutte le creature. C'è una scena in cui gli animali scambiano zio Andrew per un albero perché non ancora esplorano Narnia, il suo mondo e tutte le creature che vivono a Narnia. Si riconoscono solo tra loro animali, insomma, quindi devono ancora esplorare tutto, così come il cocchiere, che sembra in realtà un personaggio di sfondo, e sua moglie, che in realtà saranno i primi re e regina di Narnia. Devono ancora scoprire tutto. Loro sono arrivati lì così, senza neanche volerlo, così come Polly e Diggory, effettivamente. Però diciamo che loro non avranno proprio modo di scoprire a fondo Narnia, però è una bella scoperta che fanno, insomma, loro sono contenti di aver assistito alla nascita di Narnia, a questo nuovo mondo e di averci fatto parte. Loro hanno comunque esplorato una parte di Narnia, solo una parte, appunto, per il compito che doveva svolgere Diggory, insomma, sotto comando di Aslan, insomma. E così come la Regina Bianca, cioè Jadis, che avrà tempo per scoprire Narnia e il potenziale di Aslan. È una storia appunto genuina, semplice, infantile da un punto di vista, però Lewis ci cattura, anche noi adulti, noi giovani adulti, in questo mondo fantastico.
e non solo perché Le Cronache di Narnia è un libro fantasy, quindi abbiamo tutte creature che non esistono nel nostro mondo, sono tutte creature appunto del mondo fantasy, fauni, nani, animali parlanti, ma dall'altro lato anche fantastico, nel senso che è davvero così, perché ci sono tanti valori, tanti insegnamenti, è bellissimo proprio anche l'atmosfera che c'è, nonostante Jadis, che rappresenta il male, lei è malvagia, dall'altro lato ci sono comunque delle forze benigne, no? Che vogliono sconfiggerla, come in qualsiasi altro fantasy, dopo tutto. Ed è una cosa bella anche che mi ha toccato quando ero una bambina, che ci sono proprio bambini che sono gli eroi di Narnia, perché anche successivamente non sono mai gli adulti a far parte di Narnia. Anche i Pevensey scopriranno Narnia quando sono dei ragazzini, dei bambini, Lucy è una bambina, poi cresceranno e diventeranno re e regina di Narnia, penso che la storia dei Pevensey la conoscete tutti, però sono cresciuti a Narnia, quindi scoprono appunto questo mondo di Narnia proprio da bambini. E io mi sentivo protagonista perché vedevo Lucy, che è la più piccolina, io ho l'età praticamente dell'attrice, mi ci rivedevo, quindi era bello sapere che qualcuno della mia età avesse potuto fare una scoperta così grandiosa. E naturalmente il nipote del mago è collegato anche alla storia dei Pevensey, in particolar modo al secondo libro, quindi Leone e la strega all'armadio, perché penso che tutti abbiano capito che il vecchietto che si incontra all'inizio del Leone, la strega e l'armadio, anche nel film, abbia a che fare con Narnia. Cioè, questo penso l'abbiano capito un po' tutti, perché effettivamente è così. E bene, che cos'altro dire? Bellissimo, io sempre il mio cuore, Le Cronache di Narnia. Ora ho appena iniziato Leone, la strega e l'armadio, e la storia dei Pevensey è qualcosa di grandioso. Io sono molto affezionata ai Pevensey, così come a tutte le cronache di Narnia, in particolar modo però, ripeto, ai Pevensey. Quindi è sempre emozionante ritornare nelle cronache di Narnia, è sempre una storia che scalda il cuore. Bambini, adulti, giovani, adulti, un po' tutti, credo. E quindi mi fa tornare alla mente tutti i miei ricordi da bambina, della mia infanzia, quando in particolar modo guardavo Narnia. Poi ho scoperto i libri, tutte le cronache, diciamo tutti e sette i libri, e mi si è aperto un altro mondo, insomma, perché ho scoperto, oltre al collegamento tra il nipote del mago e il leone e la strega all'armadio, anche tutti gli altri che ci sono. Bene, questo video finisce qui, spero vi sia piaciuto, in tal caso lasciate un like e fatemi sapere nei commenti se avete letto Le Cronache di Narnia, qual è la vostra storia preferita, o semplicemente se avete visto i film, fatemi sapere un po'. E iscriviti al canale attivando la campanellina per non perdere nessun altro video, e noi ci vediamo alla prossima, ciao!